Prima Radio. Al telefono, l'ho raggiunto, ha detto di sì e ritorna alla carovana del mattino Totò Cuffaro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tanto come stai? Che a noi interessa sapere come stai. Bene. Sto riprendendo la voce che avevo perso. Ma la voce l'hai persa per le piazze siciliane dove si votava. Ecco, ma l'effetto ritorno in giro per le piazze proprio in ottica di candidati, supportare candidati, la Democrazia Cristiana. Com'è stato l'effetto ritornare? Beh, la Democrazia Cristiana è un partito delle piazze, delle persone, dei contatti, dell'umanità, quindi tentato di dar voce a quelli che sono i valori di questo partito. Ho cominciato ad andare in giro a fare i comizi, i posti simbolici davanti al mausoleo di Sturzo, davanti allo studio di Peppino Alessi dove è nata la Democrazia Cristiana, davanti alla casa di Scelba, a Favara nella piazza intitolata Gaspar Ambrosini, atti simbolici e comizi simbolici che però davano segnali importanti del ritorno di un partito che è stato il partito dei valori e che tornando nelle liste ha richiamato tanta emozione e soprattutto tanto interesse nella gente. Per me è stato un tuffo nella vita politica del passato, però con la consapevolezza che non sarò mai più candidato, perché non posso essere candidato, perché sono imperfetto, e quindi la mia passione è al servizio di un'idea, di un amore, sapendo che lavoro per fare rinascere un partito, ma che in questo partito io non sarò mai più candidato, e questo dà fiducia alla gente perché capisce che non c'è un interesse personale, ma c'è la voglia di ricostruire una storia, di riprendere il filo per ricominciare a tesserlo di una storia antica, ma fatta in chiave moderna e soprattutto fatta da tanti giovani e tante donne, perché come già detto l'altra volta non ho voluto deputati, non voglio che siano deputati, ma deve essere un partito veramente nuovo. Senti, sono arrivati ovviamente, anche perché dall'ultima tornata elettorale in alcuni comuni comunque sono rientrati alcuni dei candidati che supportavi, che fanno parte della tua squadra, e quindi c'è stata la tua soddisfazione, ma anche il plauso da parte anche del presidente dell'Arso Gianfranco Miccichè. Beh sì. I risultati sono chiari, insomma, prima si poteva pensare che c'era soltanto un progetto, un'idea vintage, una scelta anacronistica. I risultati elettorali hanno sancito che la scelta non era anacronistica, ma è collegata col tempo e soprattutto collegata con la volontà e la disponibilità di tanti giovani che tornano a una politica di ideali piuttosto che a una politica urlata, a una politica di mal di pancia. E sarà anche vintage l'idea, ma è riconiugata in chiave moderna, dove valori che non possono avere tempo e soprattutto non possono essere stati dei valori validi una volta e sono più validi, perché i valori sono valore, la famiglia, la consapevolezza che l'anziano è una storia, una cultura, una risorsa, la solidarietà, l'accoglienza, questi sono valori che valgono per sempre, quelli che la dottrina sociale della Chiesa ha trasferito al Partito Popolare e alla Democrazia Cristiana, che noi abbiamo ereditato, che abbiamo bisogno e voglia di coltivare. Adesso se ne sono accorti, ma bisogna dare anche gli altri, bisogna dare merito a Gianfranco che oltre ad accorgersi si è voluto anche certificare, quindi, sì. Ma questo credo che sia importante, soprattutto che possa essere un contributo che la Democrazia Cristiana, che è un partito di centro, vuole portare a quella che dovrebbe essere la costruzione di un grande centro, e quindi certamente collegata con Italia Viva e con Forza Italia. Ecco, una delle operazioni della settimana e delle notizie politiche più importanti a livello di laboratorio siciliano è l'unione di Forza Italia, Italia Viva e Sicilia Futura, se non sbaglio. Insomma, c'è questa ottica di presentare candidati alle prossime comunali e poi alla regione. È un'unione, insomma, di centrodestra praticamente, non so quale trazione abbia, però adesso le carte sono un po' più scoperte. Ma lo so se l'unione di Forza Italia e di Italia Viva, a me pare che siano due deputati
che erano con Italia Futura, che potrebbero ancora essere con Italia Viva, questo io personalmente non ne sono molto convinto, e che hanno fatto questo incontro con Forza Italia. Mi sembra più la volontà di due deputati di Italia Futura piuttosto che Italia Viva, se devo interpretare il comunicato stampa che ha fatto il gruppo consigliare di Italia Viva al Comune di Palermo, dove ha inteso sancire che Italia Viva continua ad essere un partito autonomo e che ha un gruppo autonomo che non ha fatto nessun accordo. E invece credo l'accordo di due deputati, che sarebbero Da Maio e D'Agostino, che facevano parte di Sicilia Futura, che stanno aderendo a Forza Italia. Io così la vedo, siccome sono abituato a dire le sembra, Totò, sembra che anche Matteo Salvini, che in queste ore sappiamo sta un attimino festeggiando politicamente, perché al Senato comunque il DDL Zan in pratica è stato azzerato, quindi è una sorta di vittoria politica della Lega, di Fratelli d'Italia e poi chissà di chi, perché al voto segreto non sappiamo, però Matteo Salvini ha dato una sorta di ok, via libera a un candidato per quanto riguarda la città di Palermo, portato un po' da Forza Italia. Mi sembra di aver intuito questo. Intanto vorrei dire che l'avere rimandato indietro perché possa essere rivisitato il disegno di legge Zan è, credo, una vittoria del buon senso, e soprattutto una vittoria di chi crede che alcuni valori non possono essere in qualche modo mistificati. Io sono uno di quelli che nelle piazze ha spiegato quando fosse sbagliato mettere in una legge le cose che si volevano mettere nella legge Zan. Io sono certamente come Democrazia Cristiana quello che in assoluto propugna più di ogni altro il rispetto di tutti, che è quello che vorrebbe sancire la legge Zan, il rispetto e non solo. Ma molti italiani stamattina ho sentito, insomma, ci sono ovviamente chi si vergogna, insomma c'è una parte della popolazione in Italia che è abbastanza arrabbiata per quello che è successo ieri in Parlamento. Penso che sia una minoranza delle persone, se capisco bene, andando in giro, quello che pensava la gente, perché non ci sono bisogno di steccati così rigidi per dire le cose che si vogliono dire, perché rischiamo di passare da un eccesso all'altro, questo sarebbe sbagliato. Fermo restando che l'idea che la legge Zan portava, che era quella del rispetto di tutte le persone a prescindere dagli interessi sessuali, è una cosa straordinariamente importante che noi dobbiamo perseguire, ma secondo me non serve una legge, serve soltanto buonsenso e cultura, per quel che mi riguarda, a prescindere che ci sia una legge, no, nutro questo rispetto, per essere assolutamente chiaro. Però Salvini, che è stato uno dei promotori della scelta di fermare questa legge assieme alla Meloni, ma assieme a tanti altri, io penso a tanti cattolici che c'erano dentro il PD e ad altri partiti, che certamente avranno votato perché questa legge possa tornare indietro ed essere rivisitata. Quindi credo che sia giusto. Allora, insomma, parliamo di messa in soffitta, anche perché l'iter parlamentare, poi devi ritornare in commissione, quindi passano sei mesi e da lì, insomma, quindi credo che almeno per il momento venga archiviata questa situazione qua. Salvini molto, devo dire, concentrato su quello che avviene in Sicilia, anche perché c'è sia l'elezione sia a presidenza della regione. Non so se ha dato il via libera a un candidato. Ma non io so penso che si sia quello che ho intuito io è che il leader della Lega abbia un attimino dato un po' il consenso su un candidato di Forza Italia per il comune di Palermo, sembra dalle notizie, per avere più spazio. Chi sarebbe questo candidato? Perché io non ho capito che ha detto che avrebbe detto che ci potrebbe essere d'accordo su una figura centrista e moderata. Ma insomma, tra i nomi li faccio, perché sono usciti in settimana, tra i nomi c'è... Ah, questo, ci sono più di un nome, non sì, un nome. Tra i nomi... La disponibilità su alcuni nomi. Pensavo avesse dato l'assenso su un nome. No, sui nomi, per esempio la Galla, Ciccio Cascio, poi c'è la Varchi invece, che un'altra
personalità me ne è messa, diciamo, dentro, però su, per esempio, su Casso ci potrebbe essere una convergenza non indifferente. Sono, certo, ma questo non lo so, penso come che siano candidati valide, che sono tutte candidate moderate, credo che ci sia anche Francesco Greco tra questi. Sì, anche Greco, l'avvocato Greco, sì, sì, sì. Se, se tra questi candidati si potrà, credo che sia giusto che avvenga un ragionamento da parte di tutte le componenti politiche, perché se ne possa scegliere uno che metta d'accordo tutti, affrontare le comunali di Palermo sarà assolutamente più facile. Se invece ci si dovesse dividere, si rischia di andare incontro purtroppo, anche perché insomma vediamo un po' quello che sta succedendo proprio. La disponibilità di Salvini, un candidato centrista, è importante. È importante, ecco, perfetto. Quindi, e soprattutto quello che sta succedendo in questo momento a Palermo, al comune, ci sono insomma delle inchieste in corso, ci sono situazioni che ovviamente da palermitano dico speriamo di uscirne presto. Poi se tutto ciò arriverà con la fine del mandato naturale, e poi questo lo vedremo, però certo la situazione è veramente ingarbugliata in questo momento. Ma penso che le tematiche che abbiamo letto sui giornali a Palermo debbano essere riportate dentro l'alveo delle responsabilità politiche. Non si possono dare responsabilità di falso in bilancio ai dirigenti e ai funzionari che hanno ottemperato a delle disposizioni che gli sono venute dalla politica. Chiaro. Quando questo avviene è perché c'è una scelta politica, e credo che se c'è stato, così come ipotizzano, ma è tutto da verificare, se ci sono state sotto questo punto di vista le responsabilità, io credo che attengano specificamente alla politica e non certo ai funzionari che hanno fatto il loro dovere di ottemperare a quelle che sono state le scelte politiche. Per il resto andiamo incontro a un rinnovo del Consiglio Comunale anche con questo problema, che non è il problema delle responsabilità politiche soltanto, è il problema del fatto che il Comune di Palermo non gode di una purtroppo serenità della contabilità e del bilancio che possa consentirci di guardare con ottimismo a una ripresa di questa città, perché abbiamo capito che se qualcuno ha pensato bene di coprire alcune risorse mancanti che non ci sono, perché queste risorse non ci sono, quindi continueranno a mancare anche per il futuro, e bisognerà tutti insieme trovare una soluzione, perché questa è la nostra città, non possiamo far finta assolutamente che si risolvono i problemi di questa città di tanto la responsabilità agli altri. Qui c'è un problema che va affrontato serenamente affidando alla politica tutta insieme. Allora, con la promessa forse insomma finalmente in presenza dopo tanti mesi, la prossima settimana ci vediamo al nuovo Teatro Orione. Saremo più dettagliati. E più io sarò pronto, come dire, visto che siamo periodo dei morti, insomma, ogni santi, magari frutta martorana, ti faccio trovare un po' di frutta martorana. Insomma, cioè, sono a dieta. Ho capito. Un buon caffè amaro. va bene. Un abbraccio. Un saluto affettuoso a tutti i siciliani e a chi ci ascolta. Va bene. Grazie ciao, mille ancora. Toto Cuffaro, che ovviamente tornerà a trovarci sicuramente la prossima settimana. Prima Radio.